Adesso è il momento del primo dei tre giapponesi in programma, Takahiko Kozuka. Lo vedremo su Bold as Love di Jimi Hendrix. Personale interessante, 83 in 90 per lui. Ha ottenuto tra l'altro anche l'ottavo posto all'Olimpiade. È uno dei giovani, naturalmente, uno di quelli da seguire per i prossimi 4 anni, sarà un protagonista a Sochi sicuramente. Triplo Toll, molto bene. Wow, meraviglioso triplo Axel, lunghissimo, altissimo. Bella sia la variation che il cambio di filo della trottola bassa e anche l'altra variation. Triplo flip, bene. Che programma. Fili profondissimi. Adesso attenzione perché c'è la sequenza di passi in linea retta per Kozuka. È un po' uno dei punti di pregio di questo short program. E qui si vede veramente il discorso che facevamo prima, con quanta naturalezza questi ragazzi riescono a essere reattivi sul ghiaccio, potenti ma al tempo stesso elastici. Guarda che bella posizione, con naturalezza, con facilità, senza alcuno sforzo. Magnifico programma. Ti ho apprezzato dalla Palavela di Torino. Anche oggi successo di pubblico e merita davvero gli applausi Takahiko Kozuka su questa interpretazione della musica di Jimi Hendrix. Tantissime le bandiere giapponesi. Vediamo proprio inquadrati gli spalti del Palavela. Paolo, è piaciuta soprattutto la grandissima velocità di pattinata di Kozuka. La fluidità, il piegamento delle ginocchia, i salti con una facilità estrema. E poi ricordiamo che i pattinatori giapponesi sono tutti di un'umiltà disarmante. Sono simpaticissimi, modestissimi, ed è questo. Io sono un fan dei pattinatori giapponesi, veramente. Fanno tutto con una semplicità e come sono semplici in pista lo sono anche fuori, e questo è veramente da ammirare. Quindi mi stai facendo capire che stai facendo un pensierino per andare in Giappone? No, Cavalese non si tradisce. No, mai. Allora ricordiamo 83-90. Beh, a questo punto possiamo anche provare sia con Paolo Bacchini che con Franca Bianconi a sbilanciarci. Kozuka batte Abbott come punteggio. Ricordiamo che Abbott ha ottenuto 81-05. Secondo me no. No. Comunque si avvicina. Si avvicina molto, ma è ancora un po' acerbo, secondo me. Però ha dei margini di miglioramento incredibili. Intanto arriva il momento di Nobunari Oda. Nobunari Oda che, ripetiamo, ha avuto il grave problema di un pattino che si è improvvisamente slacciato,
quasi rotto durante l'Olimpiade di Vancouver, e durante il free era in piena corsa per andare in zona medaglia. Oda, che aveva ottenuto il quarto short program dietro Plushenko, Lysacek e Takahashi, lui era lì perché 84-85 contro il 90 di Takahashi, 5 punti nel libero possono essere in qualche modo recuperati, complice anche ovviamente degli errori dell'avversario, e Oda poi alla fine è scomparso dalla scena proprio per questo motivo. Nobunaga Oda, che tra l'altro tempo fa venne punito anche dalla federazione giapponese perché trovato alla guida, trovato ubriaco, e ha un programma libero che per certi aspetti ricorda quello sul medley di Charlie Chaplin, quando ti esibisci sul Cirque du Soleil, questa grande capacità di gestualità, l'uso della parte superiore del corpo, Paolo. Sì, diciamo il genere è abbastanza simile. Ovviamente siamo pattinatori diversi, differenti, io sono molto europeo, lui molto orientale, quindi le differenze si notano. 84-20. Abbiamo sbagliato. Allora, bisogna cambiare commentatori. 84-20 per Kosuka, che ottiene tra l'altro anche il personale. 84-20 di poco, ma di 30 centesimi, ma lo batte.